Cari amici di Total Photoshop, bentornati, rieccoci a parlare di PHP. Nell'ultima lezione abbiamo visto cos'è un array, qual è la sua sintassi ed abbiamo creato un semplice script utilizzando i due metodi per creare un array. Nella lezione odierna vedremo un ciclo studiato appositamente per iterare tutti gli elementi di un array, il ciclo for each. Si deve per prima cosa specificare l'array che si desidera scansionare insieme al valore di una variabile. Viene eseguito un ciclo per ogni valore dell'array e questo valore viene copiato all'interno di una variabile che creeremo apposta. In pratica il ciclo guarda dentro un array, per ogni elemento ne estrae la chiave ed il valore. Il ciclo viene eseguito finché non vi sono più elementi dell'array da utilizzare. Il ciclo for each infine si utilizza esclusivamente per gli array. Facciamo un piccolo esempio. Pensiamo a come funziona la mail. Abbiamo la nostra rubrica dove abbiamo tutti gli indirizzi email che è il nostro array. In questo caso è il nostro array. Ora dobbiamo inviare una mail ad un paio di nostri amici. Cosa facciamo? Andremo ad inserire nel campo A gli indirizzi. Il ciclo for each ci permette proprio di fare questo, estrarre gli indirizzi della nostra rubrica ed inserirli nel campo A. Ora vediamo la sua struttura. For each, per ogni, il nostro array, as e la variabile che creiamo per inserire il valore del nostro array. E per concludere, l'istruzione da eseguire. Ora facciamo un semplice esempio. Creiamo per prima cosa l'array, quindi $amici uguale array e assegno al mio array Pino in posizione 0, Gino in posizione 1, Lino in posizione 2 e Mino in posizione 3. Vado ad inserire il ciclo for each. For each, $amici che è il mio array, as, $nome amico che è la mia nuova variabile a cui appunto assegnerò i valori dell'array e l'istruzione echo il mio amico. Vado a richiamare la variabile $nome amico. Il risultato a video sarà il seguente. Apriamo a questo punto Dreamweaver. Io mi sono creato una nuova cartella, l'ho chiamata for each, e ho copiato al suo interno il file array.php che abbiamo creato l'ultima volta. Lo seleziono, con F2 lo vado a rinominare. Lo rinomino ovviamente for each. Benissimo, lo apro. A questo punto vado a sostituire il ciclo for che avevamo creato appunto nel file array.php con il ciclo for each, quindi questo butto via. Modifico il commento, inserisco ciclo for each. Quindi for each. Aperta la parentesi tonda, vado a copiarmi questo che è l'array che utilizzeremo, as, e mi creo una variabile $copia valore e chiudo la mia bella parentesi tonda. Apriamo a questo punto le graffe e chiudiamole immediatamente. Benissimo, ed andiamo ad inserire l'istruzione che verrà eseguita, quindi echo aperte le virgolette il mese di, vado a prendermi la variabile $copia valore, chiudo le virgolette, anzi inserisco un bel br, un tag br per andare a capo e chiudo
tutto con le doppie apici e il punto e virgola. Ora salviamo con un bel Ctrl S se usate il PC o un Command S se usate il Mac. Apriamo il nostro browser e andiamo a vedere il file che abbiamo appena creato. Abbiamo detto for each, eccolo qua. Direi che il ciclo for each ha fatto egregiamente il suo sporco lavoro. Analizziamo il file che abbiamo creato, torniamo a Dreamweaver. Vediamo che dal nostro array è stato preso inizialmente il primo valore gennaio, quindi dal nostro array è stato preso il primo valore gennaio. È stato copiato nella variabile copia valore ed è stato giustamente stampato a video il mese di gennaio. Il ciclo viene ripetuto. Dal nostro array questa volta viene preso il secondo valore, cioè febbraio, questo qua. Come prima viene copiato nuovamente nella variabile dollaro copia valore e viene stampato appunto a video il mese di febbraio. Il ciclo viene ripetuto fino a quando nel nostro array viene estratto l'ultimo valore, quindi dicembre. Ed una volta stampato a video, il ciclo si conclude. Ricapitolando, oggi abbiamo visto il ciclo for each creato appositamente per gli array. Noi ci rivedremo sicuramente la prossima settimana. Io vi saluto, voi divertitevi come sempre con PHP. Ciao a tutti da Emiliano.